Benvenuti a questa nuova puntata di Vivere l'Architettura, la terza puntata dell'ottava serie di questa trasmissione dedicata all'architettura contemporanea romana. In proposito abbiamo una rettifica da fare, anzi una precisazione da fare riguardo la prima puntata che è andata in onda, perché il Palazzo della Esso, di cui si parla nella clip, è stato progettato sì da Julio Lafuente, però all'interno dello studio dell'ingegner Gaetano Rebecchini. Subito dopo questa precisazione, naturalmente passiamo a parlare dell'argomento di oggi, perché è un tema ben specifico rispetto a temi più generali, più ampi, di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, e riguarda una specifica architettura, una specifica costruzione, che è appunto la Casa delle Armi di Luigi Moretti. Per parlare di questo straordinario pezzo di architettura, perché lo possiamo dire tranquillamente, abbiamo qui due ospiti, che sono la professoressa Rosalia Vittorini, che è professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell'Università di Tor Vergata a Roma, ed è tra l'altro presidente di DocoMomo, che è media partner di Vivere l'Architettura ed è la Documentation and Conservation of Modern Movement, e tra le altre cose è anche redattore di DocoMomo Italia Giornale, eccolo qua. Abbiamo anche un'altra pubblicazione della professoressa Vittorini, che insieme con Rinaldo Capomolla e Marco Mulazzani, scusatemi, e con l'introduzione di Emilio Gentili, ha pubblicato Case del Balilla, architettura e fascismo. Naturalmente l'edificio di Luigi Moretti è stato costruito proprio durante il regime fascista, per cui avremo modo di parlare più nello specifico anche di alcuni dei temi che sono affrontati dal libro. L'altro ospite di oggi invece è l'architetto Mario Ferrari, che si occupa di ricerca progettuale. Dal 2012 dirige la collana editoriale Parole di Architettura per la Ilios di Bari. Tra le altre cose, tra le altre pubblicazioni, nel 2008 ha pubblicato la monografia ad Alberto Libera, Casa Malaparte a Capri, 1938-1942, ma qui lo abbiamo proprio in veste di esperto di Luigi Moretti, perché ha pubblicato la monografia che qui abbiamo, Luigi Moretti, Casa delle Armi nel Foro Mussolini, quindi più specifico di così. Abbiamo oggi, siamo mancanti di un ospite fisso, che è l'architetto Silvio Ricobelli, e che naturalmente salutiamo, ma abbiamo qua l'architetto Andrea Giunti. Mi pare di aver parlato già troppo, per cui direi subito di vedere la clip dedicata alla Casa delle Armi di Luigi Moretti. Con la professoressa Rosalia Vittorini, docente di ingegneria alla facoltà di Tor Vergata, parliamo del restauro dell'Accademia della Scherma di Luigi Moretti. Beh, più che di restauro potremmo dire di un mancato restauro, perché sono circa 20 anni che tutta la cultura architettonica chiede un restauro per questo monumento dell'architettura moderna romana. Opera di un maestro indiscusso dell'architettura italiana come Luigi Moretti, conosciuto e riconosciuto a livello internazionale. Come sappiamo, da pochi mesi la casa è tornata nella disponibilità del patrimonio pubblico, dopo essere stata occupata impropriamente da un bunker per i processi durante gli anni 70, i processi ai terroristi, e per la sede dei carabinieri. È tornata in realtà nella disponibilità del CONI, che ha il compito di gestire e valorizzare tutto il complesso del foro, e che aveva anni fa presentato un progetto di valorizzazione in cui la Casa della Scherma veniva indicata come museo dello sport, una destinazione che prevedeva un ampliamento dell'edificio, non meglio specificato, e che doveva avvenire tutto a livello ipogeo, destinazione che poi non è stata realizzata, dicevo, è stata spostata a Tor Vergata, e così la casa è rimasta, diciamo, nelle stesse condizioni. Dunque, si può sperare in un restauro filologico, nell'abbattimento di quella cancellata, che a me pare alquanto
è discutibile, impedisce la visione complessiva dell'edificio. Il restauro non può che essere un restauro filologico, perché dicevo, questo è un monumento riconosciuto a livello internazionale. La cancellata è stata l'unica cosa restaurata finora, perché il CONI svolge delle manifestazioni all'interno del foro e quindi, per presentare, diciamo, la sua faccia migliore, ha ridipinto la cancellata e coperto le parti più degradate del rivestimento in marmo di Carrara della Casa della Scherma con questi teli bianchi che vediamo. Comunque, che confondono. Diciamo, l'aspetto positivo di questa vicenda è ritorno all'attenzione per questi edifici del Novecento e questa ipotesi di restauro. La Casa delle Armi di Luigi Moretti rappresenta ancora oggi l'archetipo della ricerca di un mondo formale del tutto moderno, per finalità agli antipodi. Nonostante la giustificazione funzionale di ogni comportamento plastico dell'edificio, l'originalità è costituita dalla monumentalità costruita con la sintassi del moderno, notoriamente antimonumentale. Il gioco di forme, di linee, di luci e di ombre dei due volumi parallelepipedi, appena legati dallo snodo di esili passerelle, conferma la pertinente osservazione di Plinio Marconi nel 1937, all'epoca dell'inaugurazione, sulla prevalenza delle esigenze formali di rappresentatività rispetto alle strette necessità funzionali. Un esito moderno, ma con un'evocazione di classicità, che rappresenta uno dei contributi originali dell'architettura italiana al Novecento. Mai entrata pienamente in funzione, l'Accademia della Scherma ha subito un abbandono quasi trentennale e la devastazione di un uso improprio come aula giudiziaria a partire dagli anni Ottanta. Dalla metà del 2009 l'edificio è tornato in possesso del CONI, ma sono molti gli interrogativi sul suo ripristino e sull'utilizzo futuro. Quale destinazione reale può garantire il rispetto ed evitare lo stesso destino dell'altro edificio di Moretti, la Casa della Gioventù di Via Induno, recuperato e male restaurato? Forse oggi attingere all'originale spirito celebrativo e di rappresentanza potrà consentirne un riuso rispettoso e coerente. Ecco, torniamo in studio per parlare di questa architettura di Luigi Moretti. Io darei subito la parola a Rosalia Vittorini. Abbiamo visto che, insomma, non è che stia messa molto bene, poi parleremo più nel dettaglio di quali potrebbero essere le condizioni di restauro di questa architettura. Intanto le vorrei chiedere un pochino più nel dettaglio qual è stata la storia abitativa, tra virgolette, di questa Casa delle Armi di Luigi Moretti, e perché ne è stato fatto un uso così improprio e, insomma, quali sono le condizioni generali in cui si trova adesso? Sì, bisogna tornare un po' alle origini del progetto di Luigi Moretti, perché Luigi Moretti progetta questa casa nel 1933 nell'ambito dell'Opera Nazionale Balilla, che tra il 1926 e il 1936 ha diffuso sul territorio nazionale centinaia di case del Balilla, delle case di carattere funzionale dove la gioventù doveva in qualche modo essere forgiata attraverso l'esercizio fisico e l'indottrinamento culturale al fascismo. Luigi Moretti in realtà entra nell'Opera Nazionale Balilla giovanissimo, a poco più di 20 anni, e sostituisce Enrico Del Debbio, che è un architetto, diciamo, più tradizionalista, per essere sintetici, che fino a quel momento ha condotto l'ufficio tecnico dell'Opera Nazionale Balilla, in modo molto accurato, revisionando i progetti che da tutta Italia venivano alla sede centrale a Roma per essere approvati. Luigi Moretti irrompe, potremmo dire, nell'Opera Nazionale Balilla con la sua carica anche molto ideologica, e realizza come prime opere proprio le due che abbiamo visto nella clip: la Casa del Balilla di Trastevere e quasi contemporaneamente la Casa delle Armi al Foro Italico. Ecco, qual è la condizione attuale della Casa delle Armi? La Casa delle Armi è abbiamo già detto, è un monumento. In realtà è una trasfigurazione dei caratteri funzionali delle case del Balilla. È quindi un edificio che
al suo interno è difficilmente, diciamo, utilizzabile in modo tradizionale. In realtà avrebbe dovuto contenere una biblioteca e una palestra. In realtà il luogo destinato alla biblioteca non ha, come dire, non è stato utilizzato. Non è stato utilizzato, ma neppure si può immaginare di utilizzarlo, perché non ha le strutture funzionali che una biblioteca dovrebbe avere. È una rappresentazione mistica dell'Opera Nazionale Balilla. Insomma, si introducono degli elementi dentro la casa molto sottili e sofisticati, che, per i quali bisogna un po' far riferimento, ecco, do subito a una lettura ideologica. La interrompo perché volevo anche capire un attimo con l'architetto Mario Ferrari come si introduce appunto la Casa delle Armi all'interno del contesto, che è il contesto del Foro Mussolini, naturalmente. E il Foro Mussolini è una, come dire, è un'opera voluta chiaramente da Mussolini e resa possibile da Renato Ricci, che era capo dell'Opera Nazionale Balilla. Renato Ricci ha il, possiamo dire, merito di aver capito che c'era un giovane architetto che cominciava a essere più interessante anche del loro precedente consulente, che era appunto Del Debbio, che però redige la prima stesura del foro, del disegno del foro. Questa stesura passa attraverso alcune stesure successive fino ad arrivare all'ultima forma del Foro Mussolini, che è proprio un'opera di mano di Moretti, che prevede un ampliamento molto, molto consistente dell'insieme urbanistico, dove Corso Francia diventa uno degli assi principali, essendo sempre stato invece uno dei limiti del foro. Quindi c'era anche una visione anche paesaggistica, ma anche paesaggistica, perché Moretti pensa anche a un'isola sul Tevere, che poi chiaramente non è stata realizzata. In tutto questo insieme, Casa delle Armi è sempre rimasta in quella posizione, la porta, diciamo, verso Roma, un sistema attraverso il quale, nel più classico dei sistemi urbani, doveva passare una via, cioè una via sacra, in un complesso che era destinato a celebrare il culto del fisico, uno degli ideali, diciamo, del fascismo e anche dell'opera Balilla, nella sua fase, diciamo, poetica, regimi, fino al 37, perché io poi diventerà do velocemente la parola ad Andrea Giunti, perché stiamo per andare in pubblicità, per cui chiederei un commento riguardo gli argomenti che sono stati trattati. Noi abbiamo finora scelto la Casa delle Armi perché secondo noi è il simbolo tipico della peculiarità del razionalismo italiano. Un razionalismo, io direi, che non fa del mero elenco delle funzioni la sua cifra stilistica. Le avanguardie europee, razionaliste, mettevano in risalto i pilastri, i setti, l'orditura strutturale come elemento formale. Qui ancora tutto questo sta all'interno del contesto del muro, che è tipico della nostra cultura. Naturalmente però sublimato da questa cifra monumentale, in un certo senso monumentalista, di rappresentanza, io direi simbolica, che è l'elemento peculiare. Cioè, oggi ci accorgiamo quanto questi elementi, che probabilmente annacquavano il radicalismo del razionalismo europeo, oggi sono invece l'elemento peculiare, significativo e di qualità. Ecco, in questo senso io dico che noi dobbiamo considerare quest'opera un capolavoro significativo non della cultura italiana, ma della cultura, dell'intera cultura, patrimonio architettonico europeo. Sì, e ne parleremo, infatti, per anche cui di questo va salvaguardato con molta, molta cura. Di questo, naturalmente, la salvaguardia ne parleremo anche nel corso della trasmissione. Roma, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Grazie. Torniamo a parlare della Casa delle Armi di Luigi Moretti, che appunto fa parte del complesso più ampio che è il Foro Mussolini. Volevo iniziare subito con la professoressa Vittorini, perché appunto abbiamo presentato un suo libro all'inizio della trasmissione, Casa del Balilla, architettura e fascismo, e un po' ha già introdotto il discorso. Allora le volevo chiedere appunto quanto questa architettura è figlia del regime, regime fascista naturalmente, in che modo invece la possiamo vedere
in maniera distaccata, ossia per quelle che sono le soluzioni formali e progettuali? Diciamo che l'architettura italiana degli anni 30 ha subito un forte ritardo di riconoscimento di qualità, perché non siamo, nei primi anni dopo il fascismo non si è stato in grado di guardare senza il pregiudizio ideologico a queste architetture. Ora siamo abbastanza distanti da poter valutare i testi architettonici che ci sono stati lasciati da questi architetti piuttosto che i manifesti ideologici da cui molto spesso sono nati. Quindi, c'è anche da dire che spesso forse le due cose non sono facilmente distinguibili, magari. In alcuni casi. Ripeto, bisogna mettere al centro dell'analisi e dell'osservazione il testo architettonico che è l'edificio, lasciando sullo sfondo, diciamo così, il contesto in cui questo è accaduto. Inizialmente è stato un po' l'opposto. Pensiamo che nel 1956 volevano demolire la casa del Fascio di Como di Terragni e solo un intervento di Bruno Zevi, antifascista per eccellenza, sì, il suo grido, diciamo, salvò la Casa del Fascio, che oggi tutti noi riconosciamo come un capolavoro e un testo assolutamente da cui non si può prescindere perché i nostri studenti conoscano l'evoluzione architettonica in Italia, oltre all'evoluzione costruttiva a cui faceva riferimento prima l'architetto. Queste architetture, in particolare quelle di Moretti, testimoniano di questa evoluzione nel nascondere la struttura dentro l'architettura, perché l'architettura è fatta di spazi e le strutture servono a configurare questi spazi. Andrea Giunti voleva aggiungere qualcosa? Una cosa che riguarda proprio l'utilizzo. Noi dobbiamo stare molto attenti, ed questo fa parte del discorso generale che cerchiamo di impostare quando affrontiamo architetture moderne di qualità come queste. Cioè, il riutilizzo che è stato fatto come aula bunker è una cosa che dimostra una volta di più, diciamo, il disinteresse da parte della pubblica amministrazione delle opere d'arte, che non sono solo quelle dell'antichità. Qui c'è un riflesso che è una pigrizia mentale che va battuta. Tra l'altro la Costituzione nostra specificamente affida allo Stato la tutela delle opere d'arte. Dunque questo utilizzo improprio, che non si capisce, o è frutto di ignoranza, perché non si può dire che a Roma non manchino gli spazi per fare un'aula bunker, una caserma. E allora qui, e tra l'altro potrei dire che questo dimostra non soltanto nel campo in questo specifico campo, ma nel campo generale della capacità di individuare, di mantenere, di gestire le nostre peculiarità, c'è una arretratezza, c'è un ritardo. Ecco, noi dobbiamo partire dalla Casa delle Armi, dallo stato in cui è la Casa delle Armi, per rilanciare questo tema della necessità assoluta di salvaguardare quello che è la nostra miniera più importante, che sono i giacimenti culturali, che non sono soltanto quelli della storia. Sono anche degli oggetti veri e propri. Il Novecento architettonico italiano è uno dei più importanti giacimenti culturali europei e mondiali, perché penso che l'architettura italiana del Novecento sia stato uno dei punti di forza. Noi dobbiamo uscire da questa visione ideologica che ammanta il giudizio critico e dobbiamo, come diceva la professoressa, porci di fronte all'oggetto architettonico. Noi guardiamo il Colosseo mica pensando più a che cosa fosse dal punto di vista ideologico per gli imperatori romani, no? Noi dobbiamo, e chiaramente non possiamo nemmeno prescindere dal contesto storico, siamo troppo vicini, però dobbiamo capire che tutto sommato quello che conta, al di là di quella che può essere, è l'architettura, è quello che rappresenta l'architettura nell'ambiente, ecco, sul rapporto con la architetto città. Ferrari, appunto, anche in riferimento al discorso che ha appena fatto Andrea Giunti, ecco, come si inserisce, ad esempio, qual è stato l'apporto fondamentale di Luigi Moretti all'architettura moderna, all'architettura contemporanea italiana, quali sono le sue opere significative, in particolare questa opera di cui stiamo parlando oggi, come si inserisce all'interno del suo lavoro? Sì, prima si è detto che Moretti è stato assunto molto giovane alla guida di questo ufficio tecnico dell'Opera Nazionale Balilla e in effetti rappresenta Moretti uno dei pochi casi, forse in Italia, che io conosca, di architetto che lavora costantemente per 10 anni circa su una sola tipologia, che è una nuova tipologia in formazione senza precedenti. Questo suo lavoro passa attraverso alcune tappe, di cui Casa delle Armi è l'arrivo, decisamente l'arrivo. Cosa c'è di nuovo in Casa delle Armi? Decisamente l'uso dello spazio.
Moretti fa a meno degli stilemi architettonici monumentalisti che stavano per diventare la cifra del regime. Dal 37 l'ONB sparisce e subentra la GIL, la Gioventù Italiana Vittoria, costringendo anche i propri architetti a un monumentalismo imperiale, rinuncia a questi stilemi e lavora sulla concatenazione degli spazi interni. I volumi di Casa delle Armi nascono singolarmente, prima nasce la palestra, poi viene fuori la biblioteca, si toccano, si sfiorano, si collegano, ma tutto avviene non tanto per questioni, diciamo, formali, quanto per questioni spaziali. Lo spazio non funziona senza la luce e dunque anche Moretti è, diciamo, costretto, come un architetto, qualsiasi architetto appartenente al classico, comunque, diciamo, un architetto che ha un po' di buonsenso, a lavorare con la luce. Nei due edifici l'uso della luce è molto diverso. Nella palestra è una luce diffusa, misteriosa, nell'edificio invece della biblioteca è una luce aperta, cioè una luce molto, come dire, molto, molto marcata, cioè una presenza inevitabile. Ecco, questo. E parliamo anche proprio delle soluzioni tecniche, anche ingegneristiche, appunto, della Casa delle Armi. Un pochino abbiamo accennato a qualche elemento che la caratterizza. Ecco, lei appunto si è occupata soprattutto e anche delle costruzioni degli anni 30, e quali sono le migliori idee ingegneristiche adottate da Moretti in questa sua opera? Moretti qui sperimenta una soluzione fino a quel momento non ancora praticata, cioè quello di rivestire integralmente l'edificio di marmo. Sappiamo che in questo momento l'uso del marmo è molto incentivato, stiamo per entrare nel periodo autarchico, ma già era fortemente incentivato l'uso del marmo, che era ritenuto un materiale italiano per eccellenza. Moretti, come molti suoi colleghi dello stesso periodo, utilizzano il marmo messi davanti, diciamo, a questa imposizione, prendono questo vincolo, come ogni buon architetto prendono un vincolo e ne fanno invece una risorsa, e quindi riveste integralmente l'edificio di marmo, tant'è che l'edificio sembra scavato in un unico blocco di marmo, curando il rivestimento in tutti i dettagli. Fino a quell'epoca si facevano rivestimenti in lastre di marmo di travertino di un certo spessore, perché la parete doveva comunque sorreggersi, era quasi una parete affiancata alla parete portante dell'edificio. Nel caso di Moretti invece è una placcatura dell'edificio, come nel resto d'Europa si usava l'intonaco per rendere astratte le architetture moderne, Moretti usa un materiale invece molto concreto e naturale, che è il marmo di Carrara, in lastre sottilissime fino a 2 centimetri, mettendo in crisi anche, come dire, la manodopera, che poi non dal era punto di vista dal tecnico, punto di proprio vista realizzativo, usando dei masselli per fingere appunto questo rivestimento integrale, e guardando intorno a tutto l'edificio non riusciamo mai a vedere la costa di una lastra, per avere questo effetto di rivestimento continuo, rivestimento che, dicevo, nasconde le strutture, nasconde anche i sistemi a cui l'architetto faceva riferimento di prese di luce, e come il rivestimento di marmo, così la grande vetrata della biblioteca, che era sovrapposta alla struttura, quindi inglobava la struttura portante, anche qui per ricostituire la purezza del volume. Passo la parola un attimo all'architetto Ferrari, perché siamo in chiusura, mancano pochissimi minuti alla chiusura della trasmissione, poi l'ultima parola la darò ad Andrea Giunti, perché appunto lei già ha accennato sia nella clip, ma poi lei ha riportato il tema, si parla di monumentalità della Casa delle Armi e riferimenti al classicismo, naturalmente. Ecco, questi erano due anche diktat del regime. Volevo capire un pochino più nel dettaglio quali sono gli elementi che portano questa monumentalità e questo classicismo all'interno della Casa delle Armi. Sì, innanzitutto ho fatto riferimento prima all'uso della luce e degli spazi, dei volumi. L'altra cosa interessante da notare in Moretti è che poi questo interesse che lui ha verso l'interno dell'edificio, cosa appunto classica, direi, perché le architetture più classiche sono molto spesso alla ricerca di uno spazio interno piuttosto che di una forma esterna, fa riscontro
una serie di sommovimenti all'esterno dell'edificio che sono leggibili proprio in quello che diceva la professoressa prima, proprio nel discostamento leggero di alcune fasce di travertino di rivestimento, come se l'edificio all'interno, i movimenti volumetrici di questo edificio all'interno, producessero all'esterno dei leggerissimi smottamenti. Io trovo in questo atteggiamento di Moretti, velatissimo ma presente, uno degli, come dire, degli obiettivi meglio raggiunti intorno al classico. Possiamo anche dire che Moretti fa un uso del sistema murario di un certo interesse, perché in alcuni prospetti la facciata sembra sospesa in questo senso, e gli si fa interprete di una delle regole più classiche dell'architettura, diciamo anche forse rinascimentale, cioè il peso in alto, una regola michelangiolesca, se vogliamo. Andrea Giunti, battuta finale soprattutto su questo recupero del moderno, ecco, di mi cui mi interessa molto, e soprattutto mi interessa che questo recupero della Casa delle Armi non sia fine a se stesso. Noi dobbiamo pensare che la Casa delle Armi fa parte di un complesso, di un tessuto architettonico che è quello del Foro Italico, per cui tutto dovrebbe essere recuperato in maniera organica, tenendo presente che la Casa delle Armi è una parte di un tutto, e questo tutto dovrebbe tornare ad essere organico come fu progettato da Del Debbio, da Moretti e da tutti quelli che si sono cimentati in una forma architettonica che non era disgiunta dall'urbanistica, e quello è un insegnamento che dovrebbe servire oggi a un po' tutti. Poi bisognerebbe vedere se questa Casa delle Armi sarebbe veramente adatta alla scherma o no. Insomma, questa io è una cosa. Una proposta. La Casa delle Armi dovrebbe diventare un luogo di ricostituito negli spazi interni così come erano, un luogo di rappresentanza per il CONI. Io ringrazio i nostri ospiti, vado velocissima perché dobbiamo veramente chiudere, ringrazio anche in redazione Marina Anatoli e naturalmente Valentina Piscitelli, e vi rimando alla rubrica Vintage, alla prossima puntata, grazie. Oggi è una buona notizia, domani una cattiva. Come si dice, un toddo e una sassata. Ciao Mario. Ciao. Pare che dorme. E tu non ci vai? No. Meglio ricordarlo da vivo. Io ci vado. Aspetta. Chi è? Era da tempo che era andato giù il povero Cosimo, beh. Un professionista come lui si mette a fare lo scippo. Ma quelle sono cose da ragazzi. Sono sempre i più meglio che se ne vanno.